E ribenvenuti ragazzi, poco fa ho messo il primo video della prima partita di ritorno, quindi hashtag 80 per tutti i video che ho messo di questa avventura col Rinato Chievo. Siamo alla partita con il Genoa, ne mancano 4 alla fine, non ci andava la sconfitta molto pesante con il Venezia e adesso dobbiamo solo fare una cosa, vincere questa partita con il Genoa, perché poi ci sarà lo scontro diretto con la Fiorentina. Se vinciamo questa, la Lazio e il Napoli incappano in un pareggio, noi siamo più 5 poi a 3 giornate dalla fine, ma sarà poi un'altra storia da calcolare e vedere innanzitutto come finirà questa. Solito schema che ci ha dato delle buone cose, quello è proprio lo schema predefinito del Chievo, io ho voluto provare e giochiamo così. Lo stadio davanti Lopez e Tosi, voglio dare fiducia al giovane talentino del Chievo e andiamo in campo. Allora a questo punto giochiamo solo questa perché sono già le 7, oggi ho avuto un casino di cose da fare, non ho avuto tempo di portare una master, neanche diciamo sto portando solo più la Master League perché altri giochi non ce n'è uno che mi piace. Avevo riscaricato Vanguard, l'ho disinstallato, Battlefield 4 l'ho disinstallato perché non ho proprio più voglia di giocarci a quei giochi lì. Va bene, allora siamo a 20 gol e andiamo in campo ragazzi, preghiamo il Dio di vincere. Si parte con Lopez, la palla per Van der Werf, smista in direzione di Tosic, tutto chiuso, e allora Tosic allarga da questa parte per Calderoni. Mette giù il pallone, Ferreira, Metilli, adesso Lopez che può andare verso Torres, gioca verso Fernandez, mette in condizioni Tosi di poter tirare, ma Vasquez e compagnia bella chiudono, ma riparte ancora il Chievo Verona con Metilli, il pallone lungo da questa parte per Ferreira, Lopez. Si gira, tocca per Mettilli che può avanzare, tiene il pallone, poi decide di non tirare. Frendrup, Salcedo, attenzione a Salcedo. Chiude tutto Calderoni e ancora Chievo. Allora Torres, pallone a Fernandez, mette in condizione Tosi di agganciare questo bellissimo pallone, poi fare questo cross, palla che sarà rimessa dal Chievo Verona. Oshodogan, Tosi, pallone Fernandez, lo scarico indietro per Mettilli che è molto lento a calciare, riconquista la palla Fernandez, allora Oshodogan che mette in mezzo questo pallone, Maximovic, Frendrup, palla fuori, rimessa dopo 10 minuti, stiamo già schiacciando il grifone nella propria area. Allora Fernandez la mette giù, Tosi alta, mamma mia che peccato, che peccato. Si riparte con Jandrei che rilancia a cercare Salcedo, c'è Metilli a centrocampo, poi mette giù Torres, un gran pallone. Allora ma è lento qua Lopez, recupera Vardesen, ancora la palla in mezzo, va a recuperarla adesso Shodogan, non ci arrivano i giocatori del Genoa, ci pensa tutti i due centrali del Chievo e allora la palla adesso è andata per Ferreira, Ferreira che può avanzare, il tocco verso Torres, mette in mezzo questo bel pallone ma nessuno ci crede e allora Van Nulsen, ancora Van Nulsen, Ghiglione e poi Portanova, una bella squadra Grifone comunque, Hernani. Pallone a Piccoli, attenzione verso Salcedo, incrocia Piccoli il tiro, la parata, la palla rimane lì, mamma mia, mamma mia. E allora Ghiglione può andare in mezzo, chiude tutto Mettilli con un fallo, calcio di punizione, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Grifone, parte il tiro, la traversa, mamma mia. Poi pallone messo da questa parte, ancora Ferreira che può manovrare, ma tocca male. Ne esce bene però Lopez che può andare. Lopez, pallone lungo per Tosi, si fa anticipare. Giandrei.
Maximovic, Genoa ormai penso che possa considerarsi salvo. Vasquez mette in avanti questo pallone, colpo di testa su Salcedo, poi l'appoggia indietro a Frenkel, ancora Piccoli che manovra da questa parte, Ferreira fa buona guardia, ma la palla è ancora per Portanova. Arriva ancora Torres sul Krogrup, niente da fare, ancora pallone in mezzo, Tosic, la palla rimane di Salcedo, parte il tiro, deviato, calcio d'angolo. Noi andiamo subito a cambiare schema perché non va bene. Sto notando che facciamo fatica e quindi adesso andiamo a farci questo schema qui. Dobbiamo solo mettere bene i giocatori. Tosi può giocare qui, questo può giocare qui, Gonzalez può giocare qui e Lopez mi va a fare l'unica punta centrale e allora dobbiamo andargli a dare il contropiede e si gioca in questa maniera qui. Si cambia schema subito, senza pensarci. 24esimo, Hernani dalla bandierina, Van der Ver non salta, la palla arriva sui piedi, smarcatissimo. È 1-0 Grifone e se finisce così, ciao Europa. Le altre due partite vi avviso già che le altre andremo a simularle perché se non c'è più speranza. 1-0, niente da fare. Lopez. E allora Van der Ver. La palla da questa parte. Manovra ancora, il Grifone cerca di tenere la palla, ancora Lopez, pallone in mezzo, si gira bene, poi Fernandez che controlla il pallone, lo mette in mezzo, Tosi alza la palla, Lopez, no, mamma mia, cosa sei mangiato? Cosa sei mangiato questo attaccante qua? Gran cosa di Tosi. Gianandrei, 1-0 Grifone. E allora ci prova ancora il Genoa a chiudere la partita stavolta. Attenzione, lancia su Ghiglione. Chiude tutto il Chievo, ma ancora Ghiglione sulla palla. Arriva a pressarlo con successo Calderoni, che sta giocando ottimamente bene. E allora Tosi, la palla in mezzo. Ancora, gran pallone qui, scivola. Attenzione, pallone da questa parte. Lopez, Lopez, Lopez. Mamma mia, niente da fare. Niente, niente. Non è più campionato secondo me, perché non riusciamo più a vincere nulla da quando hanno fatto questa patch. Vabbè. Torres ancora, la palla verso Lopez, il colpo di tacco, la manovra ancora bene Tosi, parte il tiro, fuori. Mamma mia, cosa ci mangiamo? Ah, santo Dio, cosa abbiamo mangiato qua? Cosa abbiamo mangiato? Gianandrei. Pallone all'indietro. E allora recupera ancora il Chievo Verona. La palla bene per Lopez. Messo giù. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Calcio di punizione per il Chievo, ma è troppo lontano. Allora Ferreira prova ad appoggiare bene a Torres. Torres si addormenta. Arriva Salcedo, gli ruba la palla da dietro. Ci siamo addormentati ma andiamo a recuperare, niente da fare, il bug del rimpallo sempre a favore della CPU. Quando si mette a fare queste cose è vomitevole sto gioco, ma anche per me che mi dà a favore. Pallone in avanti, ancora che viene manovrata la palla, Ojo Dogan ci deve arrivare, ci deve arrivare, ci deve arrivare, il tocco ancora niente, non c'è una torre lì in mezzo. Genoa che va a respingere, ancora Ghiglione riprova a rilanciare in avanti ancora per Tosic, la palla in mezzo, poi si gira ancora bene nel Chievo, può manovrare con grande insistenza, ancora Torres, Torres, la palla in mezzo ma non scatta Lopez, Lopez non scatta, ancora Shodogama, il Genoa sta giocando veramente una gran partita. E allora Frendrup, pallone verso Salcedo, attenzione, pallone a questa parte per chiudere a favore di Tosic. Che poi rilancia ancora Oshodogan, poi sulla fascia per Metilli. E allora si può ripartire il tocco all'indietro, tutto di prima. La palla in mezzo, dai che andiamo, la mette in mezzo, colpo di testa, palo! Mamma mia, il palo! E poi quel coglione che non tiene, c'ha la merda nei piedi, sta bastardo lì. La merda c'ha. Niente. Allora ragazzi, a questo punto delle fiere.
proviamo a mettere lo schema del Napoli. Andiamo a togliere Lopez, assolutamente. Mettiamo Lico, togliamo Tosi e mettiamo in mezzo Yambo e togliamo Ferreira e ci mettiamo João Pedro. Tutto l'attacco in campo, eh. Adesso voglio vedere. Le provi tutte, ormai le ultime partite gli schemi saltano, c'è voglia di andare in Europa qua. Allora lanci in avanti, proviamo con lo schema del Napoli. Shorogan, andiamo a Van der Werf. È deviato questo pallone. Bisogna insistere, bisogna almeno cercare un punto. Potrebbe tenere vivo ancora le speranze di Europa. Fernandez, pallone da questa parte, non sale nessuno. E allora la palla verso João Pedro. Tiene lì João Pedro. Mette in condizioni Shorogan che la mette in mezzo, Nyambo si disinteressa quasi del pallone, poi Dicco, la palla rimane lì. Niente da fare ragazzi, non è partita. Questa qui si perde. Ghiglione, ancora colpo di testa, attenzione che errore in uscita di Van der Werf. Meno male che l'ha toccata di qua, forse si è accorto che non ce la faceva. C'è il fallo, ma lascia andare, no? Eravamo in contropiede, che cazzo, ma ficcatelo nel culo sto fischietto, pelato di merda schifoso. Tosic, Ujulugan, la palla verso Mettilli, pallone ancora sbagliato da Mettilli, brutta partita al giro suo. Si chiude tutte le porte, allora il pallone da questa parte. Dai Torres, che cazzo ti fermi? Porca troia puttana! Ma che cazzo ti fermi? Vedete che è buggato sto gioco. È buggatissimo delle volte. Mamma, io non so perché non deve essere fatto bene, fluido. Ma guarda qua. Ragazzi, le riproviamo tutte. Andiamo a fare impostazioni rapide, attacco totale, così, tutti avanti, guardate, tutti avanti. Mettiamo, ma Torres può giocare esterno, via, tutti su, per forza, dobbiamo giocare per forza così. C'è niente da fare, si cambia modulo. Bagnamo, colpo di testa. Sapete che a me quando vedo che non gira cambio. Però se facciamo sti errori, mamma mia ragazzi, non la pareggiamo più la partita qua. Tosic, niente da fare. Alla meglio ancora il Grifone, la palla in mezzo per Piccoli, 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 chiudi, parte il tiro 2-0. Disastro Chievo Verona nel finale di campionato, disastro, disastro. La palla ancora in mezzo, poi vedi che gli corre dietro, non è che lo anticipa. Che è difficile giocare in questa maniera qui, porco Dio. Pallone ancora in mezzo, Mettili lo stop e parte il colpo di testa. Ma dai, non ci credo. Siamo noi che vogliamo andare fuori, ci siamo mangiati 3 gol oggi. No, no, non battere le mani, non va bene. Guardate dove ha tirato sto colpo di testa, ma andiamo avanti, va che è già tardi. La Fiorentina ha vinto, ciao ciao Nining, ciao Europa, guarda guarda, no no non facciamo falli che poi ci lascia in 10, peggio ancora, c'è ancora un bel po' da giocare. Dai che sono scoperti, dai che sono scoperti. Bella questa, e allora Mettilli, Mettilli, il tiro, la palla di Mettilli, non ci credo, doppia parata, non ci credo, no, ma è destino che non dobbiamo andare avanti. Entra Cambiaso, pallone ancora, Dicco, la mette giù, e allora la palla verso Shotogalos. Top di Ferreira, che è lento a preparare il tiro, mamma mia che è lento ragazzi.
da fare. Niente da fare. Grandissima doppia parata del portiere del Genoa comunque, perché non era facile rialzarsi lì a pochi passi, eh. Genoa ha giocato una grande partita. Arriva Ghiglione, Fernandez lo mette giù, cartellino giallo, andiamo avanti, dai, 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 dai. Ve l'ho detto, vediamo com'è la classifica, se non c'è più speranze, simulo le restanti partite. Hernani, tanto non avrebbe senso giocarle. Colpo di testa, palla fuori. Tanto vi ho detto che se il Toro dovesse andare in B, passo al Torino e faremo una serie con questi giocatori di questa Master col Torino. La palla adesso in mezzo. Ancora Metilli che può andare. Vediamo se ne fa una giusta oggi. Palla, è giusto lodare quando giocano bene, ma è giusto schifare quando giocano male. La palla in mezzo, ancora Dicco, 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 Dicco. Parte, tiro! C'è un gol, gran gol di Dicco, attenzione. 75esimo, 2-1, un pareggio potrebbe tenere tutto aperto. Intanto entra Galdemas, non so come si chiama quello lì, che cazzo se ne frega, Hernani. Allora la palla adesso da questa parte, ancora che manovriamo bene e si può entrare in aria, ancora con Dicco, Dicco, tiro, gol! Dove cazzo l'ha messa? E dove la cazzo l'ha messa? Porca puttana! Avete visto cosa vuol dire avere due veloci laterali? Questo vuol dire. Io le provo tutte, io non sto lì a insistere con gli stessi uomini nello stesso schema. Cambio, cambio. Perché è così che si allenano le squadre. Ma guardate che gol, lo voglio rivedere perché io ho detto va fuori sto pallone. Era troppo defilato sull'esterno. Ma guardate che gol. Dai ragazzi, dai, che rimonta il cuore. Al di là dell'ostacolo, e allora ancora andiamo avanti, andiamo a prendercele ste palloni, dai. Attenzione, non buttiamo via sto pareggio che potrebbe essere importante a 3 giornate dalla fine. Andiamo. La palla in mezzo, colpo di testa, mamma mia. E andiamo, subito, veloci, no. E adesso corri, pezzo di merda. No, ma qua si fa sbagliare il Shotogun, dai. Palla rimane qui. E allora andiamo. E allora si va. Si ferma tutto, attenzione. Pallone in mezzo. E arriva il Shotogun. Oh Shotogun. Calcio di punizione, questo che volevo io. Questo che volevo io. E ammunizione. Il fallo c'è tutto, volevo tirare sinistro, destro, poi. E adesso qui ragazzi, attenzione, no, 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 qui deve tirare Pedro. No. Hernandez. No. Io le provo tutte, voglio un sinistro io qua. Guarda un po' te. No. Mettili, 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 mettili. Parte, metti la palla che gira, ma vaffanculo, va, non l'ha alzata abbastanza, ma che stronzo oggi sto giocatore, è stato stronzo oggi. No, guarda che culo. Chiudi. Porca troia, occhio, occhio, occhio. Bravo Torres. Una palla in mezzo ma non passa. E porca di quella puttana. Una palla lunga. Mettila giù. Dai. Dai mettile che c'è spazio, vai. È buona, niente da fare, però Pedro proprio nulla, oggi niente. Attenzione, mamma mia, attenzione a piccoli, 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 ciao. Minchia che difesa di merda.
Che difesa di merda, li do via tutti, ve lo giuro, cambio totalmente giocatori. Porca bastarda, che difesa di merda, cosa abbiamo, che beffa, Dio, ma ci sta bene, è giusto così. Mamma mia. Sentitevi i fischi, meritatissimo. Silenzio e negli spogliatoi adesso sono calci nel culo. Pezzi di merda. Grande Genoa, ha ragione Fernandez a lamentarsi. Grande Genoa, ha meritato di vincere, basta. Quello che è giusto è giusto. Andiamo a leggerci i risultati, poi mancheranno tre partite. Chievo 2, Genoa 3, Milan 4, Venezia 0, Atalanta 3, Sassuolo 0, Juventus Lazio 0-1, Napoli Verona 2-2, Brescia Sampdoria 1-0, perde il Toro 1-0 con lo Spezia, incredibile. Udinese Roma 0-3, Inter 0, Bologna 0, vince la Fiorentina. Ciao Nini. Niente, è finita. È finito. Perché secondo me siamo ancora in Europa, ma non dobbiamo sbagliare con la Fiorentina. E Torino veramente, mamma mia, cosa sta rischiando sta squadra? Cosa sta rischiando? Ma noi guardate che lotta che c'è per l'Europa, anche per la Champions, guardate che roba. Incredibile, guardate che roba, è incredibile, eh? Cioè, Fiorentina, se finiva oggi, noi eravamo in Europa League se vince la Coppa Italia la Juve, perché se la vince la Roma ci va la Roma con l'Atalanta. E la Fiorentina è in preliminari di Champions, ragazzi, cosa dire? Niente. Andiamo a vederci la prossima giornata, chiaramente la giochiamo perché c'è ancora, questo sarà un partitone, metterò dentro i più in forma. Andiamo a vederci la giornata alla prossima. Tre partite alla fine. Fiorentina-Chievo. Scontro diretto per l'Europa. Genoa-Milan. Venezia-Atalanta. Sassuolo-Juve. Lazio-Napoli. Verona-Brescia. Sampdoria-Spezia. Torino-Udinese. Roma-Bologna e Cagliari-Inter. E attenzione perché il Venezia gioca in casa con l'Atalanta. Potrebbe prendere anche un punto. E lo stesso Spezia potrebbe andare a vincere Genova con la Sampdoria, scontro diretto per la salvezza, Torino in casa con l'Udinese. Niente, l'Inter c'ha il Cagliari, il Milan, la Roma c'ha il Bologna, però non lo so se l'hanno già giocato la finale di Coppa Italia, ma non credo, perché mi sembra che a fine stagione. Andiamo a vedere insieme, dai. Incontri. No, ancora no. Ok ragazzi, ci rivediamo per un grande, grande scontro diretto. Ma che classifica, è incredibile, pensa se vincevamo questa. Ah, Madonna, vabbè, tonfo dell'Atalanta, eh. Madonna com'è calata. E Fiorentina Chievo. Ciao a tutti.